Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti da parte del professor Montini a nome di tutto il gruppo organizzativo Europe Direct che ora andrò a presentare. Benvenuti al nostro webinar di oggi, che è il webinar numero 7, la lezione numero 7 delle nostre lezioni d'Europa 2023, dedicato al Patto Europeo per il Clima e la Crisi Energetica. Farò un'introduzione tra poco per poi presentare i tre relatori e relatrici di oggi. Prima dell'introduzione abbiamo come gradito ospite il dottor Matteo Fornara del Centro Comune di Ricerca dell'Unione Europea, la sede di Ispra, responsabile delle relazioni istituzionali. Con il dottor Fornara e con il Centro Comune di Ricerca abbiamo progettato alcune delle lezioni di quest'anno dell'edizione 2023 delle lezioni d'Europa. Dottor Fornara è molto impegnato, siamo felici che possa fare un breve saluto iniziale, quindi ancora prima di fare l'introduzione generale passo a lui la parola perché dopo deve lasciarci per un altro impegno, ma gentilmente si è reso disponibile a fare un piccolo intervento introduttivo di saluto e anche di introduzione al Centro Comune di Ricerca per chi non lo conosce, e anche considerando che oggi ci sarà uno dei relatori che è proprio un esperto del Centro Comune di Ricerca che poi andrò a presentare. Quindi chiederei al dottor Fornara di attivare il suo video e audio e di fare appunto un breve intervento, poi riprenderò io la parola per una introduzione al webinar. Buongiorno, non riesco ad attivare il video da qui perché mi dice che è bloccato dall'organizzatore, però spero che almeno mi sentiate, parlerò pochissimo. Adesso forse mi arrivate, ecco, grazie. Dovrei essere in linea anche nel video e mi scuso per questa irruzione un po' all'inizio, ma come hai detto Massimiliano, tu ho un altro impegno tra poco. E comunque il Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea resterà rappresentato dal mio collega Fabio Monforti Ferrario, che è uno dei tre relatori e che appartiene alla nostra direzione Energia, Mobilità e Clima, che si occupa direttamente delle questioni che sono nella vostra agenda della lezione di oggi, quelle sul patto per il clima e sull'energia. Da parte mia volevo solo ribadire, e anche qui scusandomi con le persone che mi hanno già ascoltato nella precedente lezione un paio di settimane fa, ribadire l'impegno del Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea a sostenere, a partecipare a queste iniziative, in particolare le elezioni d'Europa, che sono organizzate dagli Europe Direct, dalla rete degli Europe Direct italiani con la quale noi collaboriamo regolarmente. Il centro, come dirà anche Fabio nella sua presentazione, ha proprio il ruolo di servizio scientifico e di conoscenza della Commissione Europea, quindi garantisce che le politiche dell'Unione Europea siano basate su un input scientifico indipendente e che rende anche più solide il background sulle quali le politiche europee vengono definite. Diciamo che, come si sa da tempo, per la commissione presieduta da Ursula von der Leyen, tutta l'area relativa al Green Deal, quindi alla sostenibilità, alla lotta ai cambiamenti climatici e a un passaggio verso l'utilizzo di un'energia più pulita e sostenibile, è forse la principale delle priorità della Commissione europea nella fase presente. E quindi è importante far passare il messaggio che alla base di queste politiche c'è un forte input scientifico e che questo input è garantito dal Centro Comune di Ricerca, che è una direzione generale come tutte le altre e che ha però la caratteristica di avere il suo sito principale in Italia, a Ispra, in Lombardia, sulle rive del Lago Maggiore. Rispetto al mio intervento di 2 settimane fa,
Volevo semplicemente aggiungere una cosa, che è un evento appena successo che ci riguarda e che probabilmente interessa anche ai partecipanti, sia i partecipanti che rappresentano il mondo della pubblica amministrazione, della scuola, e anche gli studenti che sono con noi oggi. La settimana scorsa la commissaria europea Maria Gabriel, che è responsabile per il Jersey, è venuta a Ispra e ha inaugurato il nostro nuovo centro per i visitatori, che si chiama Europa Science Experience, dove noi vogliamo proprio far passare il messaggio che alla base delle politiche dell'Unione Europea c'è la scienza. È un centro che si rivolge soprattutto agli studenti, ai giovani delle scuole superiori, delle università, ma in realtà a tutti i cittadini, ed è quindi uno spazio a disposizione di tutti, molto anche all'avanguardia dal punto di vista mediatico e della comunicazione. E quindi il mio invito è quello di prendere in considerazione da parte di tutti la possibilità di venire a farci visita e scoprire l'attività del Centro Comune di Ricerca. Con queste parole ringrazio ancora tutti per l'invito e auguro buona fortuna a tutti però per l'evento di oggi, soprattutto al mio collega Fabio Monforti Ferrario che ci rappresenterà. Grazie. Grazie davvero a Matteo, al dottor Fornara per questa introduzione. Come ho già detto, è molto gradita la vostra presenza e questa partnership, questa collaborazione con il Centro Comune di Ricerca rafforza e valorizza il nostro progetto delle lezioni d'Europa, per cui ci fa molto piacere e siamo tutti curiosi anche di venire a visitare il vostro centro, il nuovo centro visitatori, appena sarà possibile, di portare magari gli studenti delle nostre università, delle nostre scuole. E, grazie ancora. Allora io a questo punto saluto il dottor Fornara e avvio la condivisione dello schermo per proiettarvi la presentazione generale del webinar di oggi, che appunto è il numero 7. In questa presentazione generale, come chissà chi ci segue abitualmente conosce, facciamo una presentazione sempre del partenariato e diamo alcune indicazioni di carattere generale, oltre a una introduzione specifica del webinar di oggi, prima di lasciare la parola ai tre relatori e relatrici di oggi che poi andrò a presentare. Come ormai sapete, il progetto delle lezioni d'Europa nasce da una idea del mio Ateneo, dell'Università di Siena, del nostro centro Europe Direct ormai da più di 10 anni. Inizialmente era un progetto locale della nostra università. Da qualche anno, diciamo in concomitanza con le difficoltà legate alla pandemia, grazie inizialmente ad un accordo con il Centro Europe Direct Roma Innovazione, operativo presso il Forum SPA, che poi è stato allargato anche ad altri centri Europe Direct, abbiamo reso un progetto, diciamo, di interesse nazionale, che oggi è sostenuto da 5 centri Europe Direct, oltre a quelli di Siena e Roma Innovazione che ho già citato, il centro di Trapani Sicilia, il centro Europe Direct dell'Università di Chieti e il centro Europe Direct della provincia di Verona. Questi sono i centri Europe Direct principali, diciamo, nella organizzazione del progetto delle lezioni d'Europa 2023. E ci sono poi altri soggetti che vedete qui in questa slide, per motivi di tempo non sto ad elencare, che supportano le nostre iniziative, e ci sono anche altri centri Europe Direct che partecipano a singole lezioni. Quindi il partenariato è molto ampio, è in via sempre di allargamento e siamo sempre favorevoli ad aumentare e ampliare la partnership. Per quanto riguarda una domanda che viene fatta spesso dai partecipanti, ma che chi ci segue già conosce, ossia il tema dell'attestato di iscrizione. L'attestato di iscrizione viene inviato circa una settimana dopo l'evento, se ne occupa lo staff del nostro sistema organizzativo Europe Direct, in particolare lo staff del Centro Roma Innovazione, che gestisce gentilmente la piattaforma e in modo molto
professionale e che gestisce anche il sistema delle iscrizioni. Quindi le istruzioni sono: riceverete una mail, compilerete un questionario e poi vi arriverà da scaricare il certificato di iscrizione che viene generato per ogni singolo webinar, per ogni singola lezione, perché è un programma complessivo, ma si può partecipare alle singole iscrizioni, alle singole lezioni, e quindi il certificato viene inviato rispetto ad ogni singolo evento. Colgo anche l'occasione per dire che tutti gli eventi e tutti i webinar sono registrati, e quindi trovate le registrazioni anche di tutti i webinar precedenti dalle pagine delle lezioni d'Europa, che potete facilmente raggiungere. Andiamo avanti. Questo è il calendario delle lezioni. Siamo arrivati oggi alla lezione 7, che poi introdurrò tra un attimo. Già ci proiettiamo in questa presentazione anticipando la prossima lezione, la lezione 8 della prossima settimana, dell'11 maggio, che si occuperà dei finanziamenti europei nel settore digitale, e siamo già in vista dell'ultima lezione, che sarà il 18 di maggio, e sarà la lezione finale sull'europrogettazione, che fra l'altro sarà naturalmente un consueto webinar, ma noi dello staff di Europe Direct ci ritroveremo anche insieme per farla tutti insieme a Trapani, che è una delle nostre sedi operative del progetto. Questa è l'anticipazione invece della lezione della prossima settimana, come dicevo, sui finanziamenti europei nel settore digitale, il programma di Europa Digitale. Le iscrizioni entro il mercoledì prossimo, e quindi già è online la pagina della lezione, nella quale potete trovare anche il programma. Ci sono poi una serie di iniziative che in parallelo con le lezioni d'Europa stiamo portando avanti, sempre più o meno con lo stesso partenariato delle lezioni d'Europa, in particolare il ciclo delle fake news, che prevede 5 incontri che sono sia in presenza che in streaming, che si svolgono nelle diverse sedi partner dell'iniziativa. L'avvio c'è stato proprio ieri con la prima lezione, che si è svolta a Chieti. Ce ne sarà una la settimana prossima a Siena il 10 maggio, e poi quelle successive, come vedete, a Trapani, a Verona, per chiudere poi a Roma il 31 di maggio. Questo è un tema appunto dedicato al problema delle fake news, che è rivolto principalmente a giornalisti e comunicatori pubblici, ma come sempre aperto a tutti i cittadini interessati, oltre che naturalmente agli studenti sia delle scuole superiori che universitari. Poi ci sono ulteriori cicli in programmazione. Stiamo lavorando sul programma di un ciclo dedicato al piano europeo per la lotta contro il cancro, che avrà luogo tra settembre e dicembre, per la prevenzione del cancro al seno e al polmone. Anche qui è più o meno la stessa partnership delle elezioni d'Europa, con qualche aggiunta, in particolare Venezia e Nuoro, e la Regione Lazio, che già comunque partecipa anche e sostiene le elezioni d'Europa. Su questo vi daremo maggiori informazioni più avanti, ma già da ora potete prendere nota di questo nuovo ciclo che ci sarà dopo l'estate. Un altro ciclo in parallelo sul quale stiamo lavorando, in particolare il coordinatore è il professor Pasquinucci dell'Università di Siena, che anche è nel gruppo di lavoro delle lezioni d'Europa, che ha organizzato questo mini ciclo di 3 incontri sui problemi della guerra e altre questioni di attualità dal punto di vista delle relazioni internazionali. C'è stato un evento il 20 aprile sul tema della lotta delle donne iraniane per la libertà. Ce ne sarà un altro la prossima settimana, l'11 maggio, in inglese, sul tema della Brexit e degli impatti sulla democrazia britannica. Anche questa è un'altra possibilità che avete di seguirlo, previa iscrizione attraverso i nostri canali e i nostri siti. C'è poi una ulteriore iniziativa che vogliamo ricordare, che è un seminario che verrà organizzato in presenza il 30 di maggio presso l'Università della Tuscia a Viterbo. Sarà un evento dedicato a David Sassoli, per ricordare David Sassoli. Anche questo evento è legato alla Festa dell'Europa, che come sapete tecnicamente sarà il 9 maggio, la prossima settimana, ma gli eventi dedicati alla celebrazione della Festa dell'Europa si protrarranno per tutto il mese di maggio. Noi chiuderemo il mese di maggio, e nel penultimo giorno di maggio, il 30, con questo evento a Viterbo, che andiamo a fare
con l'Università della Tuscia, che ha un accordo di collaborazione con l'Università di Siena in particolare e con gli altri Europe Direct proprio per la disseminazione sulle tematiche europee. Chiudo con un paio di slide che vi riportano il sito della Europe Direct Roma Innovazione, che si occupa prevedere una serie di news in tema di finanziamenti europei, soprattutto, come vedete qui un estratto della pagina, e c'è qui la lista dei vari programmi dell'Unione Europea e dei vari bandi in scadenza che vengono riportati in questo sito gestito dalle colleghe dello Europe Direct Roma Innovazione del Forum SPA. E in questa slide trovate anche tutti i riferimenti, non a tutte le nostre Europe Direct, che ovviamente potete contattare per informazioni specifiche sulle elezioni d'Europa, ma in particolare qui c'è il sito e l'email della Europe Direct Roma Innovazione presso il Forum SPA, che gestisce questa pagina dedicata ai bandi e ai finanziamenti comunitari. Di questo comunque ci sarà modo di parlare approfonditamente nell'ultimo webinar del nostro ciclo, quello previsto per il 18 di maggio, come ho detto. Quindi a questo punto io interrompo la condivisione, torniamo in video e prendo ancora proprio un paio di minuti prima di introdurre i relatori per introdurre il tema. Il tema di oggi è quello della crisi energetica globale e come si relazionano le politiche dell'Unione Europea in materia energetica, come si relaziona il patto europeo sul clima che chiama tutti i cittadini a contribuire alla grande transizione, al grande cambiamento che è necessario per affrontare la sfida dei cambiamenti climatici, la sfida della transizione verde, la sfida della transizione energetica. Tutto questo è il tema centrale del nostro webinar e ne parlerà in primo luogo tra un attimo il dottor Ferrario del Centro Comune di Ricerca, ma ecco, io ci tenevo, ed era nel progetto di questo webinar, una mia breve introduzione che cerca di ricordare ai nostri partecipanti quanto le politiche dell'Unione Europea in questa materia e le politiche ovviamente nazionali e anche le iniziative locali, che vedremo in particolare con la nostra terza relatrice di oggi, si collegano a un tema più generale che è quello della crisi energetica globale. È stato appunto ufficialmente detto già da un paio di dall'anno scorso in termini ufficiali ad esempio dall'Agenzia Internazionale dell'Energia che stiamo vivendo la prima e forse più grande crisi energetica di caratteristiche globali, perché l'effetto combinato della pandemia, quindi delle conseguenze non solo sanitarie ma economiche in questo caso della pandemia, dell'impatto sulle filiere lunghe del nostro sistema economico globalizzato e poi più recentemente della guerra in Ucraina, quindi dell'aggressione della Russia in Ucraina, hanno provocato un impatto fortissimo, una vera e propria crisi energetica globale che si è riflettuta sul problema dei prezzi nel tempo più breve, ma ha un impatto sul sistema della sicurezza energetica. Voi sapete che l'Europa, così come l'Italia, hanno dovuto rivedere totalmente il loro sistema di approvvigionamento energetico. Come sapete, l'Italia e l'Europa avevano dei tassi a livello europeo di oltre il 45% di gas importato dalla Russia e in poco tempo siamo scesi a cifre vicine allo zero, e l'Italia aveva numeri simili, e oggi abbiamo già cominciato a diversificare, ma diversificare non significa solo comprare il gas da altri fornitori, significa anche avviare nuove modalità di gestione del gas attraverso ad esempio il gas liquido che quindi ha bisogno dei rigassificatori, significa rilanciare, come l'Unione Europea ci ha chiesto di fare, le fonti rinnovabili per arrivare a numeri importanti sulle rinnovabili da qui al 2030, come sicuramente verrà detto dopo di me dagli altri relatori. Quindi diciamo che le politiche dell'Unione Europea, che partono
con il Green Deal, ma ovviamente affondano le radici in quello che c'era già prima nella politica energetica e climatica precedente, ma oggi sono state naturalmente riviste con il piano Fit for 55%, quindi pronti per il 55%, per arrivare a questo numero simbolico della riduzione delle emissioni al 2030 del 55%, sono state riviste al rialzo dalla Commissione le ambizioni proprio in virtù del fatto che comunque ci troviamo in una crisi energetica globale che riguarda tutti i paesi e riguarda direi anche tutti i cittadini. È per questo che anche nel webinar di oggi noi daremo spazio sia ad una visione macro che sarà fornita appunto dal Centro Comune di Ricerca e poi andremo a raccontare invece iniziative anche più dal basso che si possono realizzare con il coinvolgimento diretto dei cittadini, cercando di mettere insieme queste due diverse dimensioni. Non mi dilungo oltre, passo quindi la parola al dottor Fabio Monforti Ferrario, che invito ad attivare la videocamera e l'audio. Il dottor Ferrario è un esperto della direzione Energy, Mobility and Climate del Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea, che è stato già introdotto dal nostro amico dottor Fornara. Sono molto lieto della presenza del dottor Monforti Ferrario, una presenza autorevole che sicuramente introdurrà molto bene il tema della crisi energetica e delle politiche europee al 2030 e al 2050. Quindi lo ringrazio davvero della sua disponibilità e lascio quindi la parola al dottor Ferrario. Grazie mille dell'introduzione, buongiorno a tutti e intanto congratulazioni per questa interessantissima iniziativa, è la prima volta che partecipo a un evento di questo tipo e vi ringrazio per l'invito e per complimenti per tutta l'organizzazione e il coinvolgimento di tutte le persone che vedo collegate. Sarò, ecco qua, condivido lo schermo. Ok. Allora, ecco, dunque farò una breve relazione su le politiche energetiche e climatiche dell'Unione Europea. Non prenderò, diciamo, non farò un elenco degli ultimi provvedimenti della Commissione che magari risulterebbe un po' noioso, ma cercherò, diciamo, di spiegare, di far vedere come questi interventi si legano ai principali temi che si deve avere in mente quando si sviluppa una politica energetica. Prima brevemente una breve introduzione sul centro di ricerca. Matteo Fornara ha già detto tutto quello, detto molto di quello che c'era da dire. Volevo solo appunto ricordare che il Centro Comune di Ricerca è formalmente una direzione generale della Commissione Europea, che ha la caratteristica di, oltre a supportare le politiche, a sviluppare politiche per l'Europa, soprattutto quella di supportare queste politiche attraverso della ricerca che noi facciamo sia su richiesta dei nostri colleghi di Bruxelles, sia in qualche modo anche su nostra iniziativa per cercare di dare delle basi solide, delle basi robuste, delle basi quantitative a quelle che poi sono le scelte politiche che vengono prese nell'ambito dell'Unione Europea. Per questo quello che ci serve sono alcuni dei valori che vedete qua, la capacità di anticipare i bisogni che verranno poi probabilmente in futuro avranno bisogno di essere in qualche modo regolati dal punto di vista politico, di integrare insieme soprattutto molti pezzi di conoscenza insieme, mettere insieme tanta conoscenza che provenga da campi diversi perché poi possa in qualche modo essere integrata e insieme supportare appunto delle scelte che spesso sono, come si dice, multidimensionali, multisettoriali. C'è sempre qualche cosa, ogni volta che prendi una scelta c'è sempre da considerare quali sono le conseguenze anche un po' al di fuori del campo in cui prendi la decisione stessa. E soprattutto un altro valore importante a cui teniamo a GRSI è l'indipendenza dalla interessi specifici, interessi nazionali, interessi di lobby, interessi di parti, eccetera, eccetera, in modo da essere il più possibile una voce autorevole e indipendente della ricerca. Brevemente, come diceva anche Matteo, la nostra sede principale operativa è a Ispra, sul Lago Maggiore, in Lombardia, in provincia di Varese. La sede legale, diciamo la sede, l'headquarter, sta a Bruxelles, ha diretto contatto con quelle che sono le direzioni generali delle politiche. E abbiamo altre sedi un po' in tutta Europa, Ghiel in Belgio, Karlsruhe in Germania, Siviglia in Spagna.
circa poco meno di 3.000 persone di staff, più o meno equamente divise fra ricercatori, personale di supporto, tecnici, eccetera, eccetera. Un budget abbastanza consistente che quest'anno era attorno ai 380 milioni di euro. E soprattutto una cosa a cui teniamo particolarmente, appunto, è come diceva Matteo, nel caso che riusciate a visitare il nostro nuovo visitor center di Ispra, potete anche toccare con mano, è il numero di laboratori in cui proprio mettiamo le mani su tante tecnologie e tanti aspetti che poi possono appunto essere, entrano nelle regolamentazioni europee. Per esempio a Ispra c'è il laboratorio Vela, che è un punto di riferimento per le emissioni degli autoveicoli, di cui penso vi abbia già parlato il collega Biagio Ciuffo in passato, nella precedente lezione, ma ce ne sono molti altri. Dunque, dopo questa breve introduzione, passando al tema di questa presentazione, ecco appunto, come dicevo, volevo un attimo inquadrare le politiche dell'Unione Europea in quello che si chiama il trilemma delle politiche energetiche, quello che diciamo è considerato, diciamo, un po' la base metodologica per sviluppare delle politiche, gli aspetti che si tengono in conto quando si sviluppano delle politiche energetiche, soprattutto negli ultimi, direi, negli ultimi decenni: sostenibilità, economicità e sicurezza. Chiaramente questi accenti, se vogliamo chiamarli così, cambiano nel tempo, cambiano anche a seconda della situazione al contorno. Chiaramente nell'ultimo anno, come diceva anche il professor Montini, si è parlato molto di sicurezza, in particolare di sicurezza degli approvvigionamenti, mentre invece lungo tutti gli ultimi decenni, direi almeno gli ultimi 15 anni, la sostenibilità è stato un leitmotiv di cui si è parlato molto, soprattutto appunto in relazione agli obiettivi prima del protocollo di Kyoto, ora dell'accordo di Parigi, e per quanto riguarda appunto l'ambizione dell'Unione Europea di diventare una società a emissioni neutre entro il 2050. L'economicità chiaramente è un sottostante che vale sempre, dobbiamo sempre tenere conto del fatto che quello che va fatto, quello che tutte le politiche non devono e non possono impattare più che tanto sul costo dell'energia, altrimenti rischiamo di entrare in una situazione di cui già vediamo in alcuni aspetti, in alcune zone, in alcuni momenti, vediamo appunto certi indicatori di povertà energetica che purtroppo nei momenti difficili si rialzano e rappresentano la incapacità delle persone poi di effettivamente affrontare spese energetiche, e una volta che non puoi affrontare una spesa energetica, chiaramente è molto più difficile coinvolgere le persone all'interno di una transizione, per quanto motivata dalle migliori intenzioni. Ecco, quindi questi sono un po', vi dirò brevemente un po' gli ultimi principali iniziative dell'Unione Europea, della Commissione Europea, sotto questi aspetti. Cominciando dalla sostenibilità, chiaramente il tema principale è quello delle emissioni di gas serra. Qui vedete rappresentato in questo grafico, questa è una valutazione quantitativa delle emissioni di gas di CO2 equivalente per kilowattora provenienti dalle diverse fonti energetiche. Chiaramente qui vedete già da subito come ci sia una grossissima differenziazione fra fonti fossili, che vedete alla sinistra di questo grafico, e fonti rinnovabili, dove invece le emissioni risultano estremamente limitate. Quindi, diciamo, chiaramente una delle azioni da fare, da mettere in conto per ridurre le nostre emissioni di gas serra collettive come nazione, come collettività, come continente, eccetera, è quella di muoversi lungo la trasformazione energetica, la cosiddetta transizione energetica, verso delle sorgenti rinnovabili e a bassa emissione. Cosa sia stato fatto? Via via che si avvicinava, diciamo, nel 2009 venne fissato un target del 20% di energie rinnovabili all'interno dei consumi energetici europei, target che è stato rispettato. Si è andato anche complice un po' il Covid, in realtà si è andati un po' oltre, ma anche senza Covid gli studi dimostrano che comunque nel 2020 saremmo riusciti a raggiungere il target del 20%, e già da prima, già dal 2014-2013, si era cominciato a discutere, ok, dopo cosa facciamo? E vedete in questa slide, vedete come le ambizioni sono andate via via crescenti per il decennio successivo, cioè quello in corso attualmente, quello dal 2020 al 2030.
si è cominciato a dire puntiamo al 27% nel 2014, poi abbiamo detto beh, proviamo ad andare un po' più su, 32%. Anche al GRC sono stati sviluppati degli studi che dimostrarono che, insomma, alla fine, dato il momento, dato la, se vogliamo, la spinta che era stata data nel decennio 2010-2020, si poteva pensare di puntare degli obiettivi ancora più ambiziosi. Quindi, come diceva Matteo, è entrato in gioco il Green Deal nel 2019, la Commissione von der Leyen ha messo la sostenibilità ai primi posti della propria agenda. Si è puntato al 40% nel 2021, nel 2022 il Repower EU, di cui vi parlerò fra poco, è salito al 45% di ambizione per il 2030. In realtà non è proprio il 45%, perché come vedete qua l'ultimo accordo fra le istituzioni europee parla di un target del 42,5%, che però è possibile rivedere al rialzo, mi pare entro il 2027, se non mi ricordo male, in modo da raggiungere finalmente questo 45%. Tutto questo è declinato in una serie di sottotarget settoriali per gli edifici, l'industria, eccetera, eccetera, di cui non vi parlerò in dettaglio, i trasporti, eccetera, ma ha fatto proprio in modo che tutti i settori rimangano in qualche modo coinvolti nel limite della possibilità, delle loro possibilità per partecipare a questa decarbonizzazione complessiva del sistema energetico. Chiaramente per alcuni sarà più facile, per altri sarà più difficile, e quindi i target sono stati modulati in modo da essere, diciamo, nello stesso modo ambiziosi ma ragionevoli, che se volete è un po' il punto di equilibrio che in queste situazioni è sempre molto difficile trovare e che, insomma, nel 2020 abbiamo visto l'abbiamo trovato, e diciamo siamo confidenti che lo sia anche sia un buon punto di equilibrio anche per il decennio in corso. Sostenibilità, che però ricordiamoci, non ci sono solo i gas serra. La crisi climatica è un tema molto importante, un tema molto grosso. Ricordiamoci che ci sono ancora altre problematiche di tipo ambientale che non sono, benché migliorate, non sono ancora completamente risolte. Quella di cui mi occupo anche in particolare io è l'inquinamento atmosferico. E benché vi siano stati dei grossi progressi per la maggior parte degli inquinanti negli ultimi, direi, 30 anni, ci sono ancora molte zone d'Europa che sono subiscono l'inquinamento che è maggiore ai limiti che, per esempio, l'OMS ci consiglia. Quindi, insieme alla riduzione dei gas serra, il Green Deal contiene anche azioni molto specifiche su quello che si chiama lo Zero Pollution Action Plan. Per esempio, nel caso dell'inquinamento atmosferico, si propone di ridurre il numero di morti premature di almeno il 50, causate dall'inquinamento atmosferico, causate di almeno il 55%. E infatti, in questo ambito, la Commissione europea ha lanciato una nuova proposta di direttiva per la direttiva quadro per la qualità dell'aria, che datava al 2008, se non ricordo male, della versione precedente, in modo appunto da abbassare e da rendere ancora più stringenti i limiti sull'inquinamento atmosferico. Che altro dire? Ecco, invece passando all'economicità, e qui volevo solo ricordare appunto il grosso passo avanti, la grossa diminuzione che vedete soprattutto nel grafico a destra di costi per quanto riguarda le energie rinnovabili, fotovoltaico soprattutto, ma anche vento, l'eolico e altre fonti rinnovabili, hanno visto ancora in quest'ultimo decennio, ancora di più si è rapportato agli inizi di queste tecnologie, delle diminuzioni di costi che, come vedete nel grafico di sinistra, li hanno resi profondamente, sostanzialmente competitivi a livello di costi di produzione con le energie fossili. Restano alcuni problemi, alcuni, diciamo, costi riportati dalle energie rinnovabili per quanto riguarda l'integrazione nel sistema, eccetera, eccetera. Soprattutto un po' è complicata la convivenza fra fonti rinnovabili e fonti fossili, va un po', diciamo, sistemato, messo a punto il sistema. Siamo in questa fase di transizione e ci sono, diciamo, ma diciamo dal punto di vista dell'economicità, della produzione dell'energia, soprattutto dell'energia elettrica, ormai le fonti rinnovabili sono tranquillamente a livello delle più tradizionali fonti fossili.
Ma ricordiamoci che il costo non è solo una questione di costi di produzione, ma è anche una questione di costi di mercato. Il prezzo non è il costo, c'è di mezzo appunto il mercato, e abbiamo visto tutti molto bene nell'inverno precedente come appunto l'aumento del costo delle materie prime, l'aumento del gas, si sia riflettuto su un aumento generale dei costi di elettricità, anche se il gas in Italia in particolare era la fonte dominante, però non era la fonte energetica per cui tutta l'elettricità era prodotta. Quindi diciamo che in risposta a questa problematica la Commissione appunto ha lanciato una proposta di riforma del mercato elettrico, quindi anche qui non darò i dettagli per motivi di tempo, però diciamo una riforma del modo in cui si forma il prezzo dell'elettricità, in particolare ormai sul mercato europeo, in modo appunto da aiutare i consumatori, soprattutto tramite un ricorso maggiore a contratti a lungo termine a prezzo determinato, che siano meno in balia diciamo, della volatilità del mercato, per tentare di introdurre una serie di correttivi a un mercato che si è visto non reggere, avere qualche problema nel momento in cui una specifica fonte di energia, per motivi a tutti ben noti, è salita di prezzo in maniera assolutamente incontrollata e imprevedibile. Sicurezza, anche qui il professor Montini ha già anticipato questo discorso. Vedete, in sicurezza chiaramente nell'ultimo anno il termine sicurezza è stato declinato soprattutto in termini di sicurezza degli approvvigionamenti del gas, in particolare dalla Russia. Come diceva anche il professor Montini, nel 2017 la UE importava quasi il 50% del suo gas dalla Russia, nel 2022 in media annua siamo scesi al 25%, è stata una diminuzione molto rapida considerando che la guerra in Ucraina è iniziata nel 2022, nel marzo del 2022. Vedete qui su base mensile come in realtà già nell'ottobre del 2022 eravamo scesi a valori intorno al 10% di importazioni dalla Russia, e poi si è ulteriormente diminuito, e appunto si è fatto questo tramite la sostituzione non solo con altri fornitori che già avevano la possibilità di raggiungere con gasdotti il territorio europeo, per esempio la Norvegia o l'Algeria, ma anche e soprattutto aumentando la quota di gas naturale liquefatto, che permette di trasportare da paesi anche molto lontani, in questo caso avete Stati Uniti, Qatar, anche Trinidad e Tobago, per esempio, un piccolo paese che esporta moltissimo LNG perché ha la fortuna di trovarsi sopra un ricchissimo giacimento. E quindi, diciamo, chiaramente, appunto, come diceva anche il professor Montini, questo implica il mettere a punto un sistema, cambiare un po' il nostro sistema, puntare più sui rigassificatori piuttosto che sui gasdotti, ed è anche questa una transizione in corso su cui la Commissione sta lavorando, anche facendo incentivi alle reti di trasporto, eccetera, eccetera. In sintesi, questi tre aspetti sono stati messi insieme dal provvedimento, un po' un provvedimento cappello di tutta questa, che prende in considerazione questi aspetti, che è Repower EU, datato al maggio del 2022, che è una, ah, si pone alcuni obiettivi generali, in cui senza dimenticare il risparmio energetico, che è un altro degli aspetti su cui lavorare. Ovviamente meno energia consumiamo, meno problemi di approvvigionamento, di economicità, di sostenibilità abbiamo, quindi l'efficienza energetica, di cui purtroppo non ho il tempo di parlare in questa presentazione, rimane comunque un aspetto fondamentale per il quale sono stati ulteriormente aumentati gli obiettivi: diversificare l'approvvigionamento, sostituire i combustibili fossili per accelerando anche la transizione, combinare investimenti, eccetera. Se volete andare a vedere, magari nella versione finale della slide vi aggiungo qualche link. Il Repower EU è anche un provvedimento molto concreto, ci sono proprio dei numeri degli investimenti. Per esempio, c'è tutto un capitolo sull'economia all'idrogeno, sull'aumento delle produzioni degli elettrolizzatori per la produzione di idrogeno rinnovabile, e tanti altri aspetti pratici che mettono appunto, dando una spinta nella direzione appunto di cui vi ho detto precedentemente, per raggiungere appunto questi obiettivi ambiziosi che si è posta la Commissione. Volevo
volevo prendere invece gli ultimi minuti, visto che appunto parliamo anche di coinvolgimento dei cittadini nel percorso di transizione energetica e nel percorso di neutralità climatica, per parlarvi di un paio di iniziative sempre lanciate, appunto coordinate dall'Unione Europea, che in qualche modo hanno l'ambizione e si stanno anche dimostrando effettivamente capaci di coinvolgere i cittadini all'interno di questo discorso complessivo, al di là di quelle che sono le leggi, le regolamentazioni, eccetera, eccetera, che però insomma in qualche modo riescano anche a coinvolgere un po' il cuore, l'entusiasmo dei cittadini. Una di queste iniziative è il patto dei sindaci. Questa non è un'iniziativa nuovissima, è un'iniziativa che è stata lanciata già nel 2008 ufficialmente, ma i lavori preparatori cominciarono prima, che è un'iniziativa che coinvolge appunto il livello dell'amministrazione pubblica più vicino, se vogliamo, ai cittadini, cioè le città, i sindaci, le amministrazioni locali. Le amministrazioni locali. Sostanzialmente il patto dei sindaci è un'iniziativa che diciamo volontaria, con la quale il sindaco in persona si impegna a nome della sua città a perseguire, a tenere conto e a perseguire nelle sue politiche, nello sviluppo delle politiche locali, degli obiettivi di clima e di energia. E quindi diciamo i sindaci firmano una promessa per cui appunto si impegnano a essere parte attiva nel percorso di decarbonizzazione e di neutralità climatica. E, diciamo, adesso siamo a neutralità climatica, qualche anno fa era una diminuzione di gas serra, ma adesso gli obiettivi anche del patto dei sindaci sono diventati più ambiziosi. E in questo, nella modalità in cui è stato fatto il patto dei sindaci, che come vedete ha un discreto successo, è partita come iniziativa europea, ma si è anche estesa in altre parti del mondo tramite la cooperazione con altre iniziative simili locali. E in questo si impegnano e vogliono coinvolgere i cittadini. Quindi il patto dei sindaci proprio in sé ha se volete, ha una dimensione partecipatoria intrinseca proprio nella sua struttura, e tutti insieme, vedete, questo è un po' il percorso che ogni città fa, tutti insieme si fa una promessa, c'è anche un aspetto quantitativo su cui noi lavoriamo al GRC, che diciamo, vediamo qual è lo stato dell'arte, ci proponiamo degli obiettivi, sviluppiamo delle azioni, le facciamo e poi appunto ci mettiamo in pratica e verifichiamo che poi c'è stato effettivamente un miglioramento della situazione ambientale nello svilupparsi. E quindi diciamo il patto dei sindaci è in corso e ha un discreto successo, ha un successo molto importante e ne continuano ad aderire nuove realtà. Su questa esperienza e anche ancora una volta per volontà di perseguire obiettivi ancora più ambiziosi, recentemente, a partire dal 2020, la Commissione ha lanciato un'altra, si chiama City Mission, Neutral, centro, city, scusate, Horizon Mission per 100 città neutrali, per cui 100 città in particolare di media e grande dimensione, qui vedete quelle che sono state selezionate dall'Italia, hanno mandato un'application, in realtà 300 città hanno mandato una proposta e 100 sono state selezionate per diventare climaticamente neutrali addirittura entro il 2030. Un obiettivo estremamente ambizioso, complesso per città che potete immaginare, per le città, pensate appunto alle di città delle dimensioni come quelle che vedete qua rappresentate per l'Italia, su cui stiamo cominciando a lavorare come GRC, facciamo un supporto tecnico con queste città, appunto con lo scopo di diventare, di anticipare in questo caso di molto gli obiettivi, di un bel po' gli obiettivi di neutralità climatica dell'Unione Europea che sono fissati al 2050. Queste città vogliono arrivarci invece al 2030, mettendo insieme appunto conoscenze, competenze,
tecniche e anche ancora una volta il coinvolgimento dei cittadini per capire che certe cose bisogna farle un po' tutti insieme, bisogna essere coinvolti in queste, se ci si pone un obiettivo di questa dimensione bisogna coinvolgere un po' tutti i cittadini, un po' tutti gli strati della società, un po' tutte le realtà produttive, eccetera, eccetera. E vedremo, vi terremo informati su come si funziona come stanno procedendo queste iniziative. Siamo appunto per quanto riguarda le città neutrali, siamo all'inizio, le città stanno mettendo giù i piani tecnici per raggiungere questi obiettivi e appunto come GRC siamo coinvolti nella valutazione e come Commissione Europea invece c'è un supporto molto concreto a chi si imbarca in questa avventura. Con questo credo di aver finito e vi ringrazio per l'attenzione e se ho capito bene raccoglieremo le domande poi per il termine del seminario. Grazie mille e buona prosecuzione. Grazie al dottor Monforti Ferrario e ringrazio per questa diciamo panoramica che ci ha dato, molto chiara, molto precisa sulle iniziative dell'Unione Europea in questo ambito, anche con riferimento a iniziative appunto che coinvolgono i singoli cittadini, quindi non solo iniziative che coinvolgono gli stati dall'alto, ma anche le iniziative dal basso alle quali tutti possono partecipare, le città e i singoli cittadini. Quindi grazie, sì, cercheremo di raccogliere qualche domanda per la parte finale. Oggi abbiamo un programma nutrito con tre relatori e relatrici, quindi cerchiamo di stare nei tempi e di avere qualche minuto per la parte finale. Intanto le domande possono essere fatte in chat, poi verranno raccolte e passate ai relatori. A questo punto io chiederei al secondo relatore, intanto ringrazio ancora il dottor Monforti Ferrario, vi chiedo di rimanere collegato e così per la parte finale, se c'è tempo, riusciremo a rispondere a un po' di domande. Chiedo al secondo relatore di attivare il suo video e il suo audio, il professor Federico Pulzelli dell'Università di Siena. Il professor Pulzelli è un collega con il quale collaboriamo in diversi progetti, oltre che un amico che mi fa piacere avere qui oggi. Il professor Pulzelli si è occupato recentemente di un progetto europeo finanziato dall'Unione Europea, come lui ci dirà, il progetto EU STEPS, che ha previsto tra l'altro la creazione di un sistema per calcolare l'impronta ecologica delle università. È un progetto che mi piace molto e quindi ho chiesto al professor Pulzelli oggi di intervenire per raccontare questo progetto, che può essere una buona pratica da ripetere anche in contesti diversi, sia universitari e che non universitari. E quindi vi lascio subito la parola, lo ringrazio molto della sua disponibilità di aver accettato il nostro invito e lascio quindi a lui la parola. Buongiorno, grazie Massimiliano, grazie a tutti, grazie per l'invito, è un vero piacere partecipare a questa iniziativa. Io non perdo altro tempo, provo a condividere il mio schermo, ditemi se riuscite a vedere tutto per bene, dovrebbe vedersi in modalità presentazione probabilmente. Sì, adesso vediamo perfettamente. Modalità. Va bene, perfetto. Allora, parleremo del progetto. Io avevo fatto una breve introduzione, ma non serve, perché la canzone che è stata messa all'inizio del webinar diceva "Let's take care of the earth today", cioè prendiamoci cura della terra, quindi è inutile che io vi faccia vedere questa fotografia, che è The Blue Marble, è una fotografia molto celebre, scattata 50 anni fa, ha fatto il compleanno a dicembre del 2022 e è stata per esempio un simbolo dell'ambientalismo degli anni 70, perché ci fa vedere come tutto avvenga qui dentro e al di fuori di qui non c'è moltissimo, tranne ovviamente la nostra unica fonte infinita di energia che è il sole. Questo ci permette di introdurre delle questioni globali molto importanti. Si è parlato di crisi climatica che è globale, la crisi energetica che è globale, il problema della perdita di biodiversità, il problema dell'emergere delle disuguaglianze tra le persone che abitano questo pianeta, e c'è anche un problema di
conoscenza, che è quella della conoscenza globale, che è un obiettivo molto difficile da raggiungere e che dobbiamo cominciare a pensare di raggiungere perché i problemi globali si risolvono soltanto mettendo insieme un sacco di cose. Ciò non toglie peraltro che la parte di indagine dal basso sia importante, vale a dire quella che permette di coinvolgere le persone direttamente, le entità, tutti i soggetti possibili e immaginabili. Gli ultimi esempi che ha fatto vedere il dottor Monforti precedentemente sono particolarmente interessanti da questo punto di vista. Ci possono essere tantissimi strumenti che possono essere utilizzati per conoscere, perché la conoscenza è una ricetta buona per tutte le stagioni e ovviamente ci aiuta a fare dei passi in avanti. Noi come gruppo di ricerca sviluppiamo un po' di questi strumenti, per esempio posso fare riferimento all'inventario dei gas serra. Noi sono 15 anni che redigiamo e calcoliamo l'inventario dei gas serra della provincia di Siena, un elemento fondamentale per la conoscenza a livello locale, per la gestione dei sistemi locali. E abbiamo creato un'entità che si chiama Alleanza per la Carbon Neutrality Territoriale, che chiama all'azione tutti i soggetti che vogliono partecipare e fare delle iniziative per cercare di mitigare l'effetto serra antropogenico e le emissioni. Oggi però parliamo di un'altra cosa, che è quella vista in giallo, che è quella che vedete in giallo, perché è la base di questo progetto di cui ha fatto cenno il professor Montini. Il progetto EUSTEPS è un progetto del programma Erasmus+, che abbiamo fatto con altri colleghi europei e il cui titolo praticamente significa rafforzare l'insegnamento e le pratiche della sostenibilità nelle università. Le università coinvolte sono l'Università di Siena, l'Università di Aveiro, che è portoghese, l'Università Aberta, che è un'università long distance di Lisbona, sempre in Portogallo, e l'università leader è stata l'Università di Salonicco, insieme con un partner molto importante di questa iniziativa, che è il Global Footprint Network, che è l'organizzazione non governativa americana che è depositaria della conoscenza sull'impronta ecologica. Il progetto si è articolato in molte, diciamo, componenti, in molte parti, ma io vi parlo soltanto di due. La prima è un modulo di insegnamento che abbiamo cercato di creare, buono per qualunque tipo di corso e per qualunque tipo di studente, che sia di triennale, che sia di magistrale, che sia di scienze umanistiche, discipline umanistiche, sia di scienze dure, eccetera, in modo tale che potesse essere, diciamo, sviluppata e eventualmente amplificata un po' di conoscenza su il comportamento dei sistemi umani all'interno di un pianeta che, come avete visto precedentemente dalla fotografia, dalla biglia blu, The Blue Marble, è finito. Nel senso che non è infinito, quindi non possiamo disporre di tutte le risorse, di tutto lo spazio, di tutto il tempo di cui che vogliamo. L'insegnamento, il modulo di insegnamento è un inserto di un pacchetto di ore che va da 6 a 12, diviso per steps, che possono essere introdotti utilizzando del materiale che è a disposizione nelle pagine del progetto. Ora, eventualmente dopo vi faccio vedere anche dove poterlo reperire. Il concetto fondamentale è la sostenibilità, riguarda tutti gli studenti, indipendentemente dalla disciplina che stanno studiando, quindi perché è un progetto che ha come caratteristica principale la transdisciplinarità e facendo riferimento all'ecological footprint, ovviamente chiama in causa la limitatezza delle risorse, cioè il fatto di creare benessere, creare ricchezze, tenendo però conto del fatto che le risorse non sono infinite. Quindi, in breve, abbiamo creato un adagio che è più o meno questo: dobbiamo operare entro i limiti biofisici del pianeta, ma oltre i limiti delle singole discipline, cioè andando oltre, fondendo insieme tutto il nostro ingegno e tutte le nostre conoscenze per arrivare a risultati sempre migliori. Il modulo si
Non entro nello specifico perché non è interessante in questo contesto, però diciamo si articola in vari momenti utilizzando diverse tecniche, le discussioni interattive, il gaming, degli accessori digitali, anche ovviamente lezioni frontali, esercizi, compiti a casa, eccetera, eccetera, eccetera. E si può accedere a questo modulo che è disponibile in quattro lingue, incluso l'italiano, andando sulla pagina di eusteps.eu e registrandosi. Da qui si possono scaricare tutti i materiali e che possono essere utilizzati anche per la propria divulgazione, per le proprie lezioni. So che potrebbero esserci collegati anche degli insegnanti e delle scuole. Abbiamo sperimentato molto di questo materiale anche con gli studenti. Le varie sessioni riguardano, per esempio, l'introduzione alla nostra consapevolezza riguardo ai temi dell'università e comunque riguardano tante applicazioni che possono essere fatte. Io ve ne racconto solo una perché è probabilmente tra le più divertenti e facili da applicare, che però dà accesso a alcuni concetti importanti legati alla sostenibilità e ad alcuni eventi anche che succedono durante l'anno e che magari passano sotto silenzio perché uno non ha la conoscenza, non ha l'informazione adatta per riuscire ad interpretarli. Il secondo dei moduli, infatti, si concretizza in un gioco, il gioco dei pescatori, che è un'operazione che il Global Footprint Network sta facendo da tanti anni, avendo come fruitori tantissimi diversi gruppi di persone, dagli studenti delle scuole a quelli dell'università, gli stessi insegnanti, ma anche imprenditori, anche policy makers, membri di associazioni, eccetera, tutti possono fare questo gioco. Il gioco dei pescatori prevede che l'uditorio si divida in gruppi di pescatori, per esempio cinque pescatori con uno che magari tiene conto delle loro pescate, ai quali viene detto pescate uno, due o tre pesci e dovete arrivare a 10 giorni avendo pescato più pesci possibile. Quindi abbiamo di fronte uno schema di questo genere per tenere conto dei nostri, delle nostre, de, de, del nostro gioco e giorno per giorno, turno dopo turno, che è cadenzato da una sorta di moderatore, il primo pescatore e gli altri daranno dei numeri completamente a caso. Perché a caso? L'unica informazione che noi diamo loro all'inizio è che devono pescare uno, due o tre pesci, oppure che ci devono rendere conto della loro pesca, uno, due o tre pesci. E quindi le persone sono molto perplesse perché che razza di gioco è questo? E quindi cominceranno a dire delle cose a caso. Il contabile dei cinque pescatori che racconto di questo, il primo giorno finisce così, il secondo giorno va avanti allo stesso modo, si fa il conto totale dei pesci, il terzo giorno lo stesso, il quarto giorno. Solitamente verso la metà della partita, verso il quarto, il quinto giorno, succede che il contabile dice il gioco è finito. E quindi questo crea molta frustrazione e delusione perché non è un gioco divertente fino adesso, anzi fa abbastanza schifo come proposta, come passatempo. A quel punto però iniziano le domande. Perché il gioco è finito? Beh, qualcuno si sbizzarrisce, però le risposte giuste vengono fuori molto velocemente. Perché sono finiti i pesci? Perché sono finiti i pesci? Perché ne abbiamo pescati troppi. Oppure perché non sapevamo qual è la capacità della natura di rigenerare i pesci, no? Dal banco di pesci iniziale, dal capitale iniziale di pesci. E quindi a quel punto viene data questa informazione. Qui vedete scritto Fish Game Round 1, cioè primo round, e si dà adito al secondo giro. Il secondo giro prevede il fatto che il moderatore dia queste due informazioni fondamentali. E in questo caso i pesci all'inizio sono 25 e ne nasce uno ogni 5 rimasti alla fine di ogni giorno. Quindi il risultato, il gioco è finito perché è successo questo: dai 25 pesci iniziali ne sono rimasti 16, ne sono nati 3, sono diventati 19 e così via. A questo punto, con la nuova informazione, si dà ai ragazzi oppure ai gruppi che abbiamo di fronte il compito di arrivare al decimo giorno organizzandosi.
I ragazzi cominciano a organizzarsi, ragazzi, le ragazze, gli imprenditori, i policy maker, chi volete voi, chi è sottoposto a questo gioco? E si cominciano a capire determinate cose, cioè se noi abbiamo le informazioni, per esempio, riusciamo a moderare le nostre attività di pesca, riusciamo a metterci d'accordo, possiamo arrivare ad una situazione che può durare per sempre, perché peschiamo ogni giorno tanti pesci quanti se ne rigenerano. Può succedere che alla fine qualcuno decida di farsi una bella grigliata, perché all'inizio noi abbiamo detto pescate più pesci possibile in 10 giorni, quindi arrivati all'ottavo, nono giorno con 20 pesci, decidono di estinguere il lago o lo specchio d'acqua, perché noi gli abbiamo detto di massimizzare. Massimizzare da questo punto di vista, da questo punto di vista può costituire un trabocchetto, diciamo una specie di fregatura che noi diamo, perché la massimizzazione prevede sì che abbiamo più pesci possibile al decimo giorno, ma nessuno o raramente si tiene conto dell'undicesimo giorno o del dodicesimo giorno. E questo ovviamente è una cosa che dà adito a delle riflessioni. Riflessioni possono essere riassunte in quattro parole chiave, che sono queste. La prima è conoscenza, cioè il gioco cambia completamente se noi abbiamo o non abbiamo informazione. Senza informazione finisce al quarto giorno, con l'informazione riusciamo a tirare avanti fino in fondo. Poi c'è la cooperazione, nel secondo giro i pescatori collaborano tra di loro e sono contenti di farlo, perché altrimenti non raggiungerebbero l'obiettivo. La terza parola è equità. Se voi guardate il risultato finale di questa possibile, una delle possibili soluzioni, alla fine, facendo la somma verticale dei cinque pescatori, ognuno ne pesca la stessa cifra, ma più o meno se si mettono d'accordo, anche se non è la stessa, le cifre non divergono moltissimo tra di loro. L'ultima cosa è sostenibilità, è proprio la parola chiave più importante, perché richiama l'elemento limite, il fatto che le risorse siano finite, e dobbiamo avere a che fare con delle disponibilità o delle possibilità che non sono per tutti e per sempre. Chiaramente questo tipo di esperienza richiama alla notizia, alla news che viene pubblicata a metà estate quasi tutti gli anni. È una cosa tragica il fatto che venga pubblicata a metà estate, che è l'overshoot day, cioè il giorno in cui noi esauriamo le risorse che vengono riprodotte ogni anno dalla natura. Le esauriamo nel senso che finiamo la parte di ricrescita, di rinnovabilità, insomma, che la natura ci mette a disposizione ogni anno, e quello che facciamo è erodere il capitale, che quindi ci renderà meno risorse l'anno successivo. L'Overshoot Day è una notizia che viene pubblicata sui giornali, però va vista con estrema attenzione, che anche se non è precisa, così come l'impronta ecologica, che non è precisa, ma è un'approssimazione, insomma, dei nostri comportamenti, riesce a darci un'idea del trend che noi stiamo seguendo. E bisogna lavorare per cercare di cambiare un po' rotta, perché altrimenti si finisce contro un muro. Le sessioni proseguono, poi ovviamente c'è un accenno ai Sustainable Development Goals, viene introdotto l'ecological footprint teoricamente. Vengono fatte delle proposte anche pratiche, perché come molti di voi sapranno esiste un'app, potete fruirne liberamente anche adesso, magari aspettate mezz'ora, e che trovate alla pagina footprintcalculator.org. È un breve questionario che permette di calcolare l'impronta ecologica personale e capire quanti pianeti ci vorrebbero se tutti si comportassero con le abitudini che abbiamo noi. È un gioco interessante perché quantomeno ci mette di fronte alla esigenza di avere delle informazioni quantitative e materiali sulle cose che ci servono e che alimentano la nostra vita, che non sono solo soldi, ma sono tantissime altre cose di cui abbiamo continuamente bisogno. Ovviamente c'è nel caso di questo modulo introdotto in ambito universitario, c'è un collegamento tra le università e la sostenibilità con degli esercizi, ma ovviamente tutto questo può essere utilizzato. Ricordatevi eusteps.eu e andate, vi registrate, andate sulla ricerca dei materiali, potete scaricare i file,
in PDF o in PowerPoint che potete poi utilizzare per i vostri scopi, anche solo per curiosità. La seconda delle esperienze che vi voglio proporre è l'University Footprint Calculator, cioè è un parallelo della app che vi ho fatto vedere per il Personal Footprint Calculator applicata a un'organizzazione che in questo caso è l'università. Abbiamo cercato di sviluppare questo perché molte università si sono occupate di misurare le loro performance ambientali, qualcuna utilizzando proprio l'impronta ecologica, ma non c'era una uniformità di approccio dal punto di vista del calcolo. E quindi abbiamo pensato di creare questo schema di lavoro che potesse essere un viatico per la standardizzazione, no? E quindi per la capacità delle università anche di confrontarsi tra di loro, anche se questo non è l'aspetto principale. Anche questo strumento può essere accessibile tramite eusteps.eu e anche questo è disponibile nelle quattro lingue delle università del progetto, con tanto di linee guida che insegnano ad utilizzare questa app, che è disponibile liberamente, open access. E se uno si registra e segna la sua mail, ovviamente le sue domande resteranno anonime, può salvare anche i risultati e portare avanti questo discorso. Lo schema di lavoro è fondamentalmente questo. Noi per l'indagine dell'organizzazione abbiamo diviso ciò che succede all'interno dell'università in responsabilità dirette e indirette. Per dirette si intendono quelle che sono sotto il controllo diretto dell'amministrazione e abbiamo individuato, a parte le informazioni generali, sulla popolazione, sulle infrastrutture, eccetera, anche, cose legate all'attività vera e propria dell'università, quindi l'uso di energia, l'utilizzo di, edifici di aree ricreative, la gestione dell'acqua e dei rifiuti e dei servizi di polizia. E poi le azioni che avvengono nell'università, quindi i viaggi per missioni, tutte le attrezzature che vengono utilizzate e il cibo, perché le università hanno a che fare con le mense, o che siano che il cibo sia erogato dall'università o che sia erogato da una compagnia esterna, ovviamente l'università ha voce in capitolo in quello che può fare. Poi ci sono altri eventi, tipo conferenze e soprattutto sport, che sono stati inseriti soprattutto a vantaggio, appannaggio delle università anglosassone e americane, che come sapete hanno delle infrastrutture fantastiche per lo svolgimento di eventi. In Italia ce n'è un po' meno. Poi c'è il controllo indiretto, cioè le responsabilità indirette che riguardano la mobilità delle persone, degli studenti, casa lavoro, per esempio, l'utilizzo dell'energia e del cibo a casa, che va calcolato e riferito almeno in parte all'università, perché anche a casa gli studenti studiano, gli addetti continuano magari a occuparsi delle cose di lavoro, quindi una parte di questi consumi può essere riferita al lavoro e all'attività dell'università. Ovviamente tutto il lavoro principale è quello legato alla ricerca dei dati. I dati vengono inseriti nell'app, come vedete qui c'è una landing page alla quale si può avere accesso e quello che vedete in alto, Federico, ti sì, chiederei di andare verso una conclusione. certo, vado velocemente alla conclusione e quello che ci preme di fare arrivando in fondo è avere dei valori, una quantificazione di alcune manifestazioni che avvengono all'interno dell'università essenzialmente per mettere in atto questo tipo di discorso, cioè passare prima di tutto dal conoscere, dal non conoscere al conoscere. Questo si fa individuando degli elementi e cercando i dati. Poi dare delle priorità, degli hotspot, dei punti critici che possono permetterci di migliorare la situazione, agire su questi e poi monitorare l'azione, per poi ritornare all'anno successivo a rifare il calcolo come si fa con i bilanci economico-finanziari e vedere se le politiche sono state proficue o meno. Il principale scopo di questo strumento è quello di mettere a disposizione dei rettori o di chi per loro, degli uffici di sostenibilità dell'università, uno strumento che permette di confrontare l'università con se stessa, cioè con i suoi progressi nel corso del tempo, per cercare di capire se è possibile fare delle politiche e delle misure che possano rendere la comunità
partecipe degli steps verso la sostenibilità. Parleremo di questo argomento durante l'ultima lezione, il 23 maggio, del nostro corso di sostenibilità aperto a tutti gli studenti, che è aggiunto alla decima edizione, al patrocinio della RUS. Vi ringrazio e scusatemi se sono andato oltre il tempo a disposizione. Grazie. Grazie mille. Sì, purtroppo siamo un pochino in ritardo con i tempi e quindi ringrazio il professor Pulzelli. Vediamo se poi ci sarà qualche domanda. Passerei subito al volo la parola alla dottoressa Verones che dovrà appunto ha altri impegni urgenti di lavoro, quindi mi scuso con lei che siamo un pochino in ritardo, però insomma le chiedo di fare un piccolo intervento nei limiti di quello che potrà per spiegarci il suo progetto, un caso ovviamente di buona pratica a livello di un ente territoriale. Il titolo è Comunicare e insegnare l'uso dell'energia, è il caso della provincia autonoma di Trento. La dottoressa Verones è direttore dell'Ufficio Studi e Pianificazione per le Risorse Energetiche dell'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia della provincia autonoma di Trento. Quindi è un caso studio, insomma, di buone pratiche che ci interessa molto sentire e poi ci rinvierà eventualmente anche ad altri materiali. Grazie. Certo, grazie a voi dell'invito e condivido la presentazione. Vi illustrerò brevemente appunto qual è lo strumento principale di pianificazione della provincia autonoma di Trento nel caso dell'energia e della mitigazione ai cambiamenti climatici. Quindi diciamo gli ambiti principali di questo piano, che è un piano strategico della provincia, vertono su questi due aspetti principali. Il decennio che copre questo piano, come tutti gli strumenti di pianificazione di questo tipo, è un periodo decennale, quindi l'approvazione è avvenuta ormai nel giugno 2021, copre il periodo 21-30. Allora, vediamo se funziona. Eccola qua. Allora, cos'è insomma il piano energetico ambientale provinciale? Come vi dicevo, è il principale strumento con il quale una pubblica amministrazione, questo per la provincia di Trento, ma anche tutte le regioni d'Italia lo hanno, programma le sue attività e pianifica le sue attività in termini decennali sul tema dell'energia e nel nostro caso ovviamente l'energia si lega all'ambiente e si lega alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Questo è previsto all'interno di una legge provinciale, ma soprattutto al di là della legge e dei formalismi, lo strumento si è via via un po' modificato e l'ultimo strumento definisce quali sono un po' gli scenari che la provincia ha intenzione di mettere in atto per avvenire in una transizione energetica che in questo momento, insomma, è un tema particolarmente sentito. Dal 1979 la provincia di Trento si è dotata di uno strumento di pianificazione, e però capite bene che ovviamente dal 1979 al 2021, che è stato approvato l'ultimo, il mondo è cambiato sostanzialmente, quindi soprattutto in provincia di Trento potete pensare, insomma, alle valli, soprattutto quelle montane, non erano, insomma, né servite dal metano, che è arrivato molto dopo, ne erano proprio dotate anche dal punto di vista energetico. Quindi dal 1979 ad oggi, via via i piani si sono adattati a trattare quei temi che erano significativi per il nostro territorio. Quello del 2013-2020 aveva cominciato a ragionare in termini di riduzione delle emissioni climalteranti e quindi di mitigazione, e di far sì che sostanzialmente ci fosse un percorso verso il miglioramento anche ambientale, e quello dopo addirittura ha accentuato questo ragionamento. Quali sono gli obiettivi del nuovo piano energetico? Sostanzialmente sono quelli che prevede la Commissione europea e che ad oggi, insomma, sono stati inseriti all'interno di quello che è la legge sul clima europea, quindi il meno 55% di riduzioni delle emissioni di gas serra rispetto alle emissioni del 1990. Quindi questo obiettivo veramente molto sfidante, che in realtà neanche il PNIEC, quindi il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima dello Stato, ad oggi non è stato aggiornato, vedrete dopo come impatta in maniera, insomma, pesante su quello che sono poi le azioni che dobbiamo mettere in campo. Cosa diventa fondamentale anche, no? I colleghi precedenti l'hanno detto, cioè l'energia non è solo quella cosa che ci permette di, insomma, far funzionare il computer o ricaricare il cellulare, ma è,
un ambito che è strettamente collegato da una parte all'ambiente e al clima, ma dall'altra parte, e l'abbiamo visto insomma da novembre 2021, poi dopo ancora di più dopo l'inizio della guerra in Ucraina, come a tutti gli effetti sia legato all'economia, alla società e al territorio, nel senso proprio anche di pianificazione urbana e territoriale. Quindi questo piano cerca di tenere insieme tutti questi piccoli ingranaggi che a volte vengono visti in maniera separata. È stato redatto dall'organo, diciamo, amministrativo provinciale, che è l'Agenzia per le risorse idriche e l'energia, ma all'interno di un gruppo di lavoro che ha visto una stretta collaborazione di tutte le entità di ricerca della provincia, quindi l'università e le due fondazioni, proprio per riuscire ad avere un dialogo molto stretto e mettere a valorizzazione tutte le nostre competenze. Il processo non è stato breve, perché insomma prevedere e poi insomma concertare quelle che possono essere le strategie energetiche e climatiche di un territorio è una cosa che non si può e non si deve fare in poco tempo. Quindi dal 2018, quando si è costituito il gruppo di lavoro, fino a dicembre 2020 si è lavorato per fare una fotografia di quello che è il consumo della provincia. Da lì in poi, invece, nel 2021 si è lavorato proprio sulle strategie e si è aperto anche tutto un tavolo di concertazione, fino ad arrivare a giugno 2021, quando abbiamo avuto l'approvazione a tutti gli effetti del piano. Quindi quando e se mai avrete voglia di vederlo, perché è abbastanza ampio nella sua parte principale, poi ci sono degli allegati tecnici importanti, insomma, dal punto di vista del volume, sono circa 700 pagine, vedrete come è diviso, ma questo sono divisi tutti gli strumenti di pianificazione energetica a livello italiano, ma anche in realtà a livello europeo, sono divisi tutti in tre parti, no? In quattro parti. La prima parte, che è questa fotografia, il bilancio, cioè ci dice come stiamo, quindi fa un'anamnesi. La seconda parte lavora su quelli che possono essere tutti gli scenari possibili e immaginabili. La terza parte decide qual è lo scenario e definisce le linee strategiche. E la quarta parte lavora sulle azioni, cioè come mettere a terra a tutti gli effetti lo scenario che abbiamo scelto di perseguire. La fotografia qual è? Questa è una fotografia che insomma, anche il collega del JRC vedrà ricorrente, cioè è una torta divisa in tre fette, sostanzialmente più o meno tutti abbiamo queste tre fette largamente differenti dal punto di vista dell'impatto. Allora il Trentino è un territorio insomma montano, piccolo, non particolarmente infrastrutturato, e questo si rispecchia anche in questa suddivisione. Vedete che il consumo principale dal punto di vista energetico è quello del settore civile, quindi gli edifici, poi c'è il trasporti col 30%, l'industria il 25%, l'agricoltura ha una fettina molto breve. E come stavamo nei tre anni precedenti, come stiamo qui, abbiamo cominciato insomma ad avere un risparmio di circa il 18% in termini di consumi. Questo però insomma non è che ci metta al riparo, perché come vedete la provincia lavora molto bene dal punto di vista della produzione delle rinnovabili sulla parte elettrica. Pensate insomma al mondo dell'idroelettrico, e molto meno bene dal punto di vista del calore. E quindi abbiamo una copertura complessiva di rinnovabili di circa il 35%. Con un bilancio in termini di CO2 che vedete insomma dal 1990 al 2016 è certamente migliorato, siamo al meno 20%, ma se vi ricordate quello che ci siamo detti prima, che dobbiamo arrivare al meno 55% al 2030, insomma in 15 anni dobbiamo fare molto di più di quello che abbiamo fatto in 26, quindi insomma di lavoro ce n'è. Come lo potremmo fare? Ecco, il sistema energetico del Trentino al 2030 è stato ragionato in termini di molteplicità di azioni, perché per un territorio come il nostro, ma quasi per tutti i territori, non c'è un'unica soluzione, no? Ma un insieme di ingredienti da mescolare e far sì che esca un prodotto. Quindi le 12 strategie sono quelle che vedete qui, divise sostanzialmente come una prima parte molto strutturata per quanto riguarda la riduzione dei consumi, perché se non riduciamo i consumi non andiamo da nessuna parte. Il secondo blocco di strategie è quello che dice sostanzialmente quello che ti serve dopo che hai ridotto, quindi l'energia che ancora dopo la riduzione ti serve, la utilizzi dalle fonti rinnovabili. E il terzo blocco di azioni sono le cosiddette azioni trasversali,
che cercano di mettere insieme tutto quello che è quella macchina e quegli ingranaggi che abbiamo visto prima, quindi la pianificazione, l'industria, la sinergia col sistema della ricerca e dello sviluppo e soprattutto anche i cittadini. Questo per arrivare dove? Allora avremo una riduzione dei consumi di energia primaria del 18% e un incremento delle fonti energetiche rinnovabili del 13% per arrivare quasi al 48% totale, quindi passiamo dal 35, un po' meno del 35 del 2016 al più 48 del 2030. Come lo facciamo? E qui chiudo, lo facciamo con 82 misure, quindi insomma, per atterrare, far sì che quelle strategie che abbiamo visto prima si riescano effettivamente a fare, bisogna mettere in campo tutta una serie di azioni che sono di tipo normativo, regolatorio, ma anche economico e finanziario, ma soprattutto facilitatorio. In questo momento l'amministrazione pubblica ha questo ruolo importante, che è quello di riuscire a fare da collante all'interno del tessuto economico e sociale per arrivare tutti insieme a traguardare gli obiettivi. Io con questo, perdonatemi, devo chiudere, vi devo lasciare, vi ringrazio. Lascio il materiale agli organizzatori e sul sito, appunto, quello che vi ho lasciato qui, trovate tutto il piano energetico e trovate molto altro materiale anche di approfondimento. Vi ringrazio moltissimo, perdonatemi ancora. Grazie mille alla dottoressa Verones per la sua presentazione, che sicuramente è uno spaccato di un'attività di pianificazione della provincia autonoma di Trento, che comunque è sempre una realtà all'avanguardia in Italia su questi temi, e quindi ci ha fatto piacere saperne qualcosa di più. Anche ha messo bene in rilievo qua come la soluzione ovviamente non sia una, no? Sia un insieme di soluzioni su cui si deve lavorare, perché gli obiettivi sono molto ambiziosi e quindi è chiaro che ci vogliono iniziative congiunte e che coinvolgano anche i cittadini. Quindi, se ho capito bene, la dottoressa Verona ci deve lasciare e quindi la salutiamo, la ringraziamo abbiamo pochi minuti per le domande. È già arrivata qualche domanda, mi pare, soprattutto per il nostro primo relatore. Adesso vediamo un attimo di pescare le domande. Datemi un secondo e vediamo, ecco, di pescare le domande. Ecco, comincerei con una prima domanda per il dottor Monforti Ferrario, e che riguarda il tema di quella bella iniziativa che lui ha presentato, cioè quella del gruppo delle città neutrali. Ecco, uno dei nostri partecipanti chiede: ma una città come ad esempio Milano, quindi chiaramente una città grande, complessa, per diventare città neutrale, quali sono le principali iniziative, diciamo, che si potrebbero ipotizzare? Cioè esiste, come dire, una griglia, una lista di iniziative di riferimento, salvo ovvio che i piani saranno quelli delle singole città, immagino, no? Quindi è chiaro che ogni città farà le sue scelte, però ecco, esistono già delle linee guida, dei criteri di riferimento, non so se su questo già il Centro Comune di Ricerca ha lavorato, se c'è qualche piccolo input che ci può dare. E un'altra domanda che sta arrivando al volo, ecco, come sono state scelte le città? Qualcuno dice: perché non c'è Napoli? Probabilmente dipende da chi ha fatto domanda, o è stata fatta una scelta anche, come dire, di avere grandezze diverse, quindi non tutte grandi. Ecco, anche su questo forse il nostro relatore ci può dire qualcosa. Sì, innanzitutto, diciamo, per quanto riguarda la prima domanda, ecco, quello che ha presentato la dottoressa Verones è un ottimo esempio di come si fa un piano. Lei ha presentato un piano energetico, ma diciamo, siccome comunque in un modo o nell'altro molto ruota intorno all'energia anche nelle nostre, per quanto riguarda appunto le emissioni di gas serra, quelle un po' sono, quello che avete visto presentato dalla dottoressa, sono un po', è un po', diciamo, lo schema generale di quello che si può fare. Si può lavorare sulla diminuzione dei consumi energetici, sulla diminuzione in generale delle attività antropiche che producono gas serra, quindi appunto tra diminuzione, utilizzo razionale dei trasporti, aumento dell'efficienza nel consumo energetici degli edifici e ancora una volta per esempio dei trasporti, eccetera.
Poi c'è tutto un aspetto tecnologico da considerare, insomma, facilitare e, diciamo, promuovere l'introduzione di tecnologie il più pulite possibile. Nel caso delle città neutrali ci sono anche, il caso del Covenant of Mayors è un'iniziativa volontaria su cui non ci sono fondi, diciamo, diretti dalla Commissione Europea, ma invece nel caso delle città neutrali ci sono anche invece delle possibilità di accedere a dei finanziamenti specifici. Poi, come diceva sempre appunto la dottoressa, si tratta appunto di lavorare anche sui comportamenti collettivi cittadini, incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico. Diciamo, non ci sono grosse e specifiche novità, si tratta di utilizzare cose, insomma, che conosciamo in realtà più o meno molto bene come cittadini e anche come amministratori conoscono molto bene, ma diciamo cercare di portarle alla massima, a una penetrazione il più importante possibile. Ecco, volevo specificare che, diciamo, per questo obiettivo del 2030, in realtà la neutralità non è ancora l'emissione zero delle città, nel senso che si permette per l'obiettivo del 2030 di attuare la neutralità lavorando per 4/5 sulla diminuzione delle emissioni e su 1/5 per quanto riguarda invece la compensazione delle emissioni. Quindi, se vogliamo, forse ecco una novità rispetto al patto dei sindaci, che questa cosa la prevede di meno, è il fatto che ci sono alcune azioni che possono mettere le città, che portano appunto a una compensazione. La più tipica è, diciamo, aumentare il numero degli spazi verdi che si offrono, funzionano come pozzi di emissione, come emissioni, ma ci sono per esempio alcune città che promuovono altre tecnologie, che sono le cosiddette tecnologie a emissione negativa, con i quali completano questo quadro di combattimento di riduzione delle emissioni. Per quanto riguarda perché non c'è Napoli, sinceramente non lo so, non siamo stati coinvolti nella fase di selezione. Comunque sì, come diceva lei, diciamo, sono stati presi in considerazione. Innanzitutto non so se Napoli abbia fatto la domanda, perché bisogna fare comunque presentare una darsi volontari, eccetera. Però diciamo, si è stata considerata, diciamo, diversi criteri, fra cui appunto la dimensione della città, la fattibilità del piano, un certo bilancio geografico, in modo da poter mettere insieme tutte le zone di Europa con le diverse problematiche che queste rappresentano. Grazie, perfetto. È utile appunto il chiarimento. Un'altra domanda? Posso aggiungere una cosa? Scusami, Massimiliano. No, assolutamente il dottor Monforti ha perfettamente ragione. Volevo aggiungere che il patto dei sindaci prevede che gli aderenti effettuino dei monitoraggi, cioè abbiano la contezza di quelle che sono le emissioni, facendo degli inventari dei gas serra. Gli inventari dei gas serra sono delle liste di voci accanto alle quali c'è la quantità di emissioni che corrispondono a quelle voci. La cosa straordinaria, e dico solo questo, è che quando uno fa un inventario delle emissioni, alla stessa stregua del lavoro che fa un esperto di economia e finanza per un'azienda, no? Che redige un bilancio economico, la cosa straordinaria è che facendo questo tipo di inventario ci si rende conto quali e quante sono le potenziali fonti di emissioni e di conseguenza quali e quanti sono le cose che possiamo fare noi per migliorare la situazione, e sono tante. Ognuno di noi può partecipare, e la stessa amministrazione, avendo a disposizione questo tipo di strumenti, può redigere, può implementare delle policy con cognizione di causa. Quindi sono elementi fondamentali perché forniscono delle conoscenze preliminari fondamentali per poi fare le giuste scelte. Sì, questo chiarimento anche è anche utile perché fa capire che, appunto, come è già emerso dal nostro seminario, è un problema legato molto alla programmazione. Cioè qui siamo in un sistema ormai molto complesso di riduzioni e di riorganizzazione del sistema del energetico, del sistema del vivere, del lavorare, dell'abitare, del muoversi, che chiaramente comporta una forte pianificazione, e non basta la buona volontà, come verrebbe da dire. La buona volontà è il primo passo, poi ci vuole un sistema molto organizzato e anche un monitoraggio in itinere. Sul patto dei sindaci c'era un'altra domanda interessante che mi pare
farei in primo luogo al dottor Monforti Ferrari, ma poi anche il professor Pulzelli può aggiungere qualcosa dopo se vuole. Ed è interessante rispetto all'idea del patto dei sindaci, che nasce come iniziativa europea, che adesso si apre ad altre città nel mondo, e la domanda era specificamente se il centro comune di ricerca o più in generale le istituzioni dell'Unione Europea possono fornire o stanno fornendo alle città aderenti, qui nella domanda si dice specialmente dell'Africa, dei supporti in qualche modo, si potrebbe dire di best practices. Ecco, com'è qui la situazione? Ecco, rispetto a questo forse il nostro relatore, il dottor Monforti Ferrari, può dirci qualcosa di interessante. Grazie. Sì, c'è una specifica settore del patto dei sindaci che si chiama patto dei sindaci per l'Africa subsahariana, per esempio, su cui si va in contatto anche tramite le rappresentanze della Commissione europea presso i diversi stati, le istituzioni europee, come gli singoli stati hanno delle, le chiamiamo rappresentanze, ma sono di fatto delle specie di ambasciate nei paesi, diversi paesi del mondo. Diciamo, il numero di città aderenti al momento non è altissimo, credo che stiamo parlando di qualche, se ricordo bene, di alcune decine di città dell'Africa subsahariana. Per quanto specificamente questo settore, diventa anche importante. Noi abbiamo parlato del patto dei sindaci soprattutto per quanto riguarda la mitigazione, cioè diciamo la diminuzione di gas serra. C'è in realtà anche un'altra parte dell'iniziativa che riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici, e un terzo pilastro che è particolarmente importante per l'Africa, che è l'accesso all'energia. Quindi diciamo si propone e si discute con le città africane anche, e in qualche caso soprattutto di questo, perché ci sono problematiche a cui noi non siamo più magari abituati a pensare, tipo appunto l'utilizzo di fonti di energia che vengono chiamate informali, con un po' un eufemismo, cioè nel senso che la gente poi va un po' a procurarsi, non so, a tagliare gli alberi nei parchi o nelle zone forestali, nelle foreste circostanti, oppure si produce il carbone e purtroppo c'è anche un problematica molto importante di inquinamento domestico. Quindi sì, diciamo, riassumendo, sì c'è un lavoro appunto che parte un po' da una prospettiva un po' diversa in questo tipo di realtà, ma diciamo l'obiettivo è ancora quello, sempre quello di coinvolgere la cittadinanza verso l'utilizzo di fonti di energie sicuramente a basso carbonio, e in questo caso è estremamente importante anche l'aspetto di pulizia, di pulite e poco inquinanti. Grazie del chiarimento. Io chiederei al professor Pulzelli se ha una battuta finale, e poi ci avviamo verso la conclusione. L'audio, devi riattivare il microfono. Scusatemi, riguardo a quest'ultimo punto non dico nulla perché non ne so molto, ma la domanda è molto appropriata perché i cambiamenti climatici colpiscono in modi diversi a livello globale. Di solito chi ci rimette di più sono i più vulnerabili, i più deboli, noi non ce ne accorgiamo, quindi cercare di mettere in campo politiche di mitigazione, ma soprattutto di adattamento in certe zone è quanto mai appropriato. Mi è capitato di vedere dei documenti qualche tempo fa che mettevano in relazione la condizione della donna e in generale le disuguaglianze che si stanno moltiplicando nel mondo rispetto alla crisi climatica, e insomma c'è da stare preoccupati per molta gente che non riesce a vivere nella prosperità di cui godiamo noi. In ogni caso, ritengo che il primo passo verso la soluzione di alcuni e molti problemi sia cercare di acquisire più conoscenza possibile, cioè di acquisire strumenti conoscitivi che ci permetteranno di fare sempre meno errori nel futuro, almeno questo è l'auspicio. Grazie. Io spero davvero che anche noi diciamo possiamo continuare a dare il nostro contributo per disseminare queste informazioni, per far conoscere le buone pratiche. Ci abbiamo provato anche con il webinar di oggi, grazie al contributo di tre relatori che hanno ben interpretato il loro ruolo e portato informazioni importanti
di qualità, ma in un linguaggio anche molto accessibile a tutti i partecipanti. Ringrazio quindi in primo luogo i relatori, il dottor Monforti Ferrario e lo staff del GRC, del Centro Comune di Ricerca, che supporta e collabora alle nostre iniziative delle Elezioni d'Europa 2023. Ringrazio il professor Pulzelli dell'Università di Siena e ringrazio la dottoressa Verones della Provincia Autonoma di Trento, dell'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia, che purtroppo si è dovuta assentare, ma ce l'aveva già detto prima, e comunque noi abbiamo un po' sforato con i tempi. Non c'è quindi più tempo per ricevere altre domande, e comunque diciamo poi potrete contattare gli indirizzi nostri degli organizzatori ed eventualmente gireremo noi le vostre domande, le vostre osservazioni ai relatori. Ringrazio tutto lo staff delle Europe Direct che supporta il progetto Lezioni d'Europa 2023 e ringrazio molto tutti i partecipanti, ivi inclusi anche i partecipanti delle scuole che come sempre si collegano grazie al lavoro dei loro insegnanti e alla loro volontà di partecipare a queste nostre iniziative. Abbiamo sforato, come ho detto, di qualche minuto, quindi a questo punto è tempo di chiudere. Vi ringrazio e spero di rivedere tutti i nostri partecipanti alle prossime lezioni. Come vi ho detto, ci sono le ultime due, la prossima settimana e quella successiva, sempre di giovedì, sempre alle 10. E quindi grazie a tutti per la partecipazione, grazie ancora ai relatori per il loro importante contributo e arrivederci a tutti. Grazie a voi. Grazie, arrivederci.